Altro inganno plateale è quello proprio dell'impostazione dei personaggi. I personaggi che sono chiaramente proprio per loro caratteristica è abbastanza in carne, no? Proprio per avere questa cassa armonica, loro poi magari hanno il diaframma che nelle persone magari abbondante è una specie di tombino che schiaccia i polmoni per avere una canna spaventosa, detta in gergo, proprio una vocalità che va oltre ogni limite. Però il dubbio è proprio questo, perché il pubblico paga sì 300 euro, quindi ci deve credere per la teoria spiegata prima. Però damose una regolata, perché voglio dire, una soprano che si rispetti, una donna che magari tra le tre voci è soprano, mezzo soprano e contralto, lei sceglie di essere soprano, e però magari lei pesa 100 kg, una soprano... 100 kg, una mezza soprano 50, ma una soprano sana pesa 100 kg. Beh, una soprano ambisce magari a cantare nella sua vita, magari Violetta, ecco, Violetta della Traviata. Violetta. La Violetta è un vezzeggiativo, già la viola è piccola, la Violetta è ancora più piccola. E tu, e 100 kg vuoi fare Violetta? Tu puoi cantare Magnolia, Quercia Secolare, Abete, ma non certo Violetta. Ci va bene, anche perché a un certo punto Violetta, si sa, muore di tisi. E tu da 100 kg muori di tisi. Tu muori di diabete, colesterolo, grassi al sangue, non certo di tisi. Va bene che io ho pagato e quindi devo credere, ma c'è un limite a tutto, no? Anche perché a un certo punto Alfredo dice che gelida manina, che gelida manina, se la lasci riscaldare, che gelida manina, 100 kg manina, è uno sfilatino con 5 viuster che escono all'improvviso, manina, maia, se la lasci riscaldare, una dei 100 kg ha le galdane pure d'inverno. A un certo punto lei, per contraltare, gli dice amami Alfredo, è una parola, c'è una settimana di ferie per amarti in toto. E lì chiaramente il pubblico deve credere, lì il pubblico deve credere assolutamente. E io devo capire, mi devo far sanguinare le tempie, perché il pubblico dice, beh, se non capisci il libretto chiedi, e chiedi. Un po' se ne da te? Che ha detto? Un attimo solo che sto chiedendo. Che ha detto? Un attimo! Che sto a capire! Io pubblico pago 300 euro e te devo capire. Ma tu per 300 euro mari canti, altro che... Me la canticchi fino a casa per 300 euro. Per 300 euro, se io ancora non ho capito, domani mi mandi un fax con i disegnetti. Altro che, anzi, per dirla tutta, per 300 euro non voglio la scala, metterci l'ascensore che è più comodo. Però diciamo che poi il fatto...